Un saluto affettuoso per tutti voi che rappresentate il polo lisciale Ovidio di Sulmona. Un in bocca al lupo e tanti auguri ai ragazzi che sono impegnati per la maturità. Nello stesso tempo vi ringrazio per questo incontro. Mi scuso con tutti voi se non sono riuscito a fare di più. Purtroppo viviamo una situazione difficile. Il Covid-19 ci ha letteralmente sconvolti e necessariamente dobbiamo ricorrere a questi mezzi telematici di comunicazione come abbiamo fatto allo stesso modo il 9 maggio. Per ricordare il 42esimo anniversario dell'assassinio mafioso di Peppino. Oggi sono qui con voi in maniera virtuale, però non vi nascondo che il mio cuore continua a battere sempre più forte per l'emozione, soprattutto perché in ognuno di voi riconosco Peppino, perché lui era giovane come voi, aveva la stessa sensibilità, animato di una grande voglia di giustizia, di legalità e di libertà. Io penso che in un momento come questo l'impegno culturale, politico, sociale che portava avanti Peppino sia nei metodi che nei contenuti è di un'attualità impressionante. Il nostro impegno è proprio questo, ma per questo motivo, cercare di trasmettere alle nuove generazioni il messaggio di Peppino, che è un messaggio educativo. Guardate, lui inizia nel 1965, fonda il giornale L'Idea. 2 anni dopo che viene ucciso lo zio Cesare Manzella, che era il capo mafia, era il capo della cupola in quegli anni ed era sposato con una sorella di mio padre. Pure mio padre era un mafioso, non ha mai avuto ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione, però era inserito appunto all'interno di Cosa Nostra. E guardate che Peppino opera questa grande rottura, una rottura che noi consideriamo storica e culturale, perché non avviene solo all'interno del contesto della società dove lui ha vissuto, ma avviene soprattutto all'interno della propria famiglia, ripeto, una famiglia di origine mafiosa. Dopo che nel 65 gli chiudono il giornale, perché Peppino inizia a riflettere appunto dopo la morte dello zio, cioè incomincia a rompere, e dopo che appunto gli chiudono il giornale nel 65, Peppino si impegna tantissimo con le battaglie ecologiche. Va in giro per il territorio a documentare, a fotografare tutto lo scempio che avveniva appunto nel nostro territorio, le persone che costruivano abusivamente vicino alle coste, accanto alle spiagge, un complesso turistico che bloccava l'accesso al mare, dove non si poteva più andare a mare, la gente che disimboscava in montagna e poi venivano le frane. Ecco, battaglie che portava avanti negli anni 60, che oggi mi sembrano anche attualissime. Ecco, e se voi ricordate un episodio del film I 100 passi, quello precedente a questo che sarà trasmesso domani sera, e se voi ricordate, Peppino si piazzava sotto il Palazzo del Potere e tirava in causa il sindaco quando si affacciava, è vero, signor sindaco. Ecco, per dimostrare l'attualità, vi riporto a quello che ha fatto quella ragazza di 16 anni, che oggi diciamo ne ha 17 anni. Ogni venerdì questa ragazza si piazzava
sotto il palazzo del potere con il suo striscione, con il suo cartello a protestare per il clima, sciopero scolastico per il clima. Ecco l'attualità di Peppino. Poi ci sono le battaglie culturali, cioè Peppino fonda il Circolo Musica e Cultura, ma soprattutto il suo impegno politico. Peppino diventa un militante politico e oggi è importante fare politica, non quella che vediamo magari spesso, che è molto lontana dalla politica vera. E poi Peppino si impegna, ripeto, il Circolo Musica e Cultura è riuscito ad aggregare tantissimi giovani, poi infine la radio. E la radio è stata la sua ultima esperienza perché poi viene ucciso. Guardate che lui all'interno di quella radio che ha fondato appunto nel 76, nel 75, lui, guardate, scopre un'arma micidiale, a parte le denunce, a parte tutto quello che lui ha portato avanti, a parte le trasmissioni che lui conduceva, a parte anche i notiziari. Quella trasmissione si chiamava Onda Pazza ed era un capolavoro di satira politica. Peppino è stato il primo caso di lotta alla mafia, prendendo in giro i mafiosi, e lì si sono arrabbiati veramente. Ecco chi era Peppino. Le battaglie che ha portato avanti lui, le possiamo portare avanti noi. Ecco perché vogliamo trasmettere il suo pensiero alle nuove generazioni. Ma vi volevo dire un'altra cosa: in tutta questa vicenda, in questa storia, ha avuto un ruolo importante mia madre, Felicia, che lei, pensate un po', era la moglie di un mafioso, però nello stesso tempo era la madre di un militante che lottava la mafia. Era in una situazione difficile, cioè nella Sicilia degli anni 60, degli anni 70. E lei che cosa ha fatto? Siccome era incisa di una cultura cattolica, mediterranea, credeva nei valori della famiglia. Infatti non ha lasciato il marito, malgrado fosse mafioso, lo ha rispettato fino alla fine. Però questa donna, quando è stata costretta a fare una scelta, non si è schierata dalla parte del marito, dalla parte della mafia, ma si è schierata dalla parte della giustizia e della legalità. Ecco l'esempio di questa donna. E io vi invito appunto a vedere su Rai 1 venerdì alle ore venerdì 22, nella giornata della legalità, alla vigilia della strage di Capaci. Io vi invito a vedere questo film perché è un modo per stare assieme, è un modo per ricordare una donna coraggio. Infatti, lei non si è fermata. L'ultimo episodio, ci tengo a raccontarvelo, proprio alla fine, l'ultima udienza del processo, è stata convocata dalla corte, benissimo, lei si accorge di avere di fronte un monitor, uno schermo enorme con l'immagine del mafioso, di Tano Badalamenti, che è stato il mandante dell'assassinio mafioso di Peppino, gli punta il dito e pronuncia questa frase: sei stato tu ad uccidere mio figlio. Una frase che può apparire scontata, cioè nelle solite frasi. Invece no, pronunciata da quella donna che mostrava tanta serenità, tanta tranquillità, si notava un po' finalmente il fatto che lei aveva raggiunto un obiettivo importante di guardare negli occhi l'assassino del figlio. Ebbene, ci siamo tutti accorti che in lei non c'erano, non esistevano, che lei non aveva nutrito né sentimenti di odio, né sentimenti di vendetta e nemmeno di rancore nei confronti di quelle persone che gli avevano ucciso il figlio. Ha guardato negli occhi quel criminale, ha guardato negli occhi
E nello stesso tempo questa donna ha trovato la forza di avere rispetto per quel criminale che gli aveva ucciso il figlio. Ecco, io credo che questi sono esempi, storie che vanno raccontate, ecco perché vi invito a vedere domani sera il film. Allora, io vi prometto che noi ci vediamo presto, non appena finiranno queste restrizioni, auguriamoci tutto al più presto possibile, vi verrò a trovare e organizziamo un bellissimo incontro. Poi richiamiamo pure i ragazzi che magari non ci saranno più perché i ragazzi della maturità e facciamo un incontro tutto assieme. Un abbraccio e auguri a tutti voi.